eccoci qua per la seconda delle nostre lezioni nel modulo dedicato alla concentrazione. Oggi vediamo gli strumenti che possiamo usare per aiutarci a entrare nello stato di concentrazione e per restarci il più tempo possibile. Anche qui dobbiamo fare una precisazione importante. Il discorso che ci hanno fatto sempre i nostri genitori, i nostri insegnanti, sul fatto che bisogna stare sempre concentrati continuamente, per esempio 5 ore a scuola, è un discorso disastroso, perché la concentrazione innanzitutto funziona un po' come un muscolo e secondo ha dei cicli. Questo vuol dire che il cervello non è che può stare 3 ore, 4 ore concentrato di seguito, ha dei cicli periodici in cui si concentra e si deconcentra. In qualche senso ricarica le risorse cognitive necessarie per mantenere quello stato di focalizzazione sul libro abbastanza profondo da capirci qualcosa e da assimilare qualcosa. Quindi qui vediamo che la deconcentrazione non è da demonizzare, anzi è una cosa utile, necessaria a riattivarsi del ciclo dell'attenzione. Come dicevamo nella lezione precedente, questo ciclo dell'attenzione nel momento in cui si riattiva, noi vogliamo rimanere nello stato di concentrazione il più a lungo possibile, 5-10 minuti. Questo è un allenamento progressivo che è necessario fare e che possiamo aiutare con degli strumenti. Già nella scorsa lezione abbiamo visto l'utilizzo di un calendario e la scelta di un solo argomento, di un solo capitolo, di un solo esame e studiare solo su quello, e abbiamo visto che qualcuno usa ancora dei timer, per esempio la famosa tecnica del pomodoro, almeno per entrare nello stato di concentrazione e poi studia finché ce n'è. Perché in moltissimi siti internet noi troviamo delle indicazioni un po' discordanti e che non sono molto utili al nostro studio. Per esempio, stabilisci di dover studiare per un'ora, in cui 45 minuti usi la tecnica del pomodoro, 10 minuti fai i ripassi, 5 minuti fai pausa e poi ricominci. Ovviamente, come abbiamo visto nella nostra lezione precedente e come vedremo anche in questa è una strategia fallimentare, perché non tiene conto delle esigenze del nostro cervello, che sono diverse da persona a persona, da situazione a situazione, a seconda del periodo dell'anno, del momento della giornata, e soprattutto sono molto diverse a seconda del libro e della materia che stiamo studiando. Io invece voglio darvi un'indicazione molto specifica. La concentrazione in inglese si dice focus, focalizzarsi su qualcosa di molto preciso. Ecco, che cosa c'è di più preciso di una penna che scrive su un foglio? Moltissime ricerche, soprattutto statunitensi, hanno visto che per concentrarsi può essere molto utile scarabocchiare su un foglio. Non è necessario scrivere qualcosa di preciso, basta scarabocchiare, fare dei disegnini. Sembrerà incredibile, ma immagina questo: stai studiando sul libro, hai un foglio in cui fai degli scarabocchi al lato del libro e non hai fisicamente, materialmente il tempo e le energie per dedicarti a altre cose, hai solo il libro e il foglio, quindi il tuo cervello non è portato a distrarsi, per esempio col cellulare. Questo stratagemma è molto utile quando si hanno dei pensieri ricorrenti, ossessivi. Sul foglio si possono fare tante cose, si possono fare gli scarabocchi per mantenere la concentrazione, ma si possono anche scrivere quelle frasi, quei pensieri ossessivi che ci vengono in mente mentre stiamo studiando, che sono un altro degli elementi che ci portano via dallo stato di concentrazione almeno quanto le notifiche del cellulare. Facciamo un esempio: non ce la farò, è troppo difficile. Ecco, queste sono frasi che vanno scritte su quel foglio, dobbiamo toglierle dalla testa e metterle sul foglio, scaricarle. Ma anche indicazioni più basiche, tipo devo pagare la bolletta della luce, anche quello va scritto sul foglio. Vedete che alla fine stiamo tornando sempre al solito discorso: la mente libera significa che deve essere svuotata periodicamente da obiettivi irraggiungibili, da eccessivi impegni durante la giornata, da pensieri intrusivi, da notifiche intrusive. Tutto quello che dobbiamo fare è svuotare il cervello e riempirlo esclusivamente con quello che dobbiamo studiare. Abbiamo anche un altro strumento che però spesso viene usato male. Lo strumento è il suono, il rumore. In tantissimi blog ho letto di usare la musica per studiare. Ecco, come avrete già scoperto, la musica per studiare la scegliamo sempre male. È sempre un volume diverso, sbagliato rispetto a quello che dovrebbe essere. Il risultato non ci aiuta
aiuta in nessun modo a studiare. Quello che invece aiuta tantissimo a studiare sono i rumori ambientali. Aumentano la concentrazione, anche se è controintuitivo. Uno dice, ma come stare all'aperto dove c'è gente che parla, c'è rumore e il mio cervello si concentra di più? Sì, esattamente, si concentra di più perché il rumore ha la capacità di cambiare le onde cerebrali del cervello e quindi portarlo a uno stato di flusso di concentrazione più profondo. E questo è il motivo per cui, come avete spesso sentito, io consiglio di studiare il più possibile all'aperto. Un po' perché la chiusura all'interno di una stanza non aiuta la concentrazione e un po' perché invece stare all'aperto dà una quantità di stimoli al cervello che gli consentono continuamente di riattivare il ciclo dell'attenzione in maniera molto più veloce. Così succede anche per i rumori ambientali, i parchi, i caffè. Le biblioteche sono dei posti dove, anche se non sembra, il rumore ci porta in uno stato di flusso più facilmente. Se non vi è possibile, ecco, possiamo usare delle app che simulano i rumori ambientali e che comunque aiutano abbastanza nella mia esperienza. La dimostrazione è che veramente pochissimi di noi riescono a studiare con il silenzio assoluto. Anzi, il silenzio assoluto ci turba. Dice, ma io quando sono a casa sono in silenzio assoluto. No, in realtà dipende da dove vivi, con chi vivi. Probabilmente intorno a te hai un rumore di sottofondo che nei posti dove riesci a studiare meglio ti aiuta appunto a entrare in uno stato profondo di focalizzazione. Proprio a questo proposito, Daniel Goleman ha detto: la capacità di concentrarsi in mezzo al chiasso è indice di attenzione selettiva.